Allora ragazzi, innanzitutto benvenuti a Potenza e complimenti per quello che fate, perché regalate tanti sorrisi agli italiani e non è una cosa scontata, perché credo che gli abitanti del nostro paese abbiano bisogno innanzitutto di sorridere, di riacquistare il sorriso. Parlateci un po' di voi, come nasce Casa Surace, dove nasce? Io lo so già, mi sono informato prima che arrivaste, però raccontateci un po' di voi. A Carlo Conti. Siete uguali. A chi? Al sindaco di Potenza. Sì, ci sono io, siamo parenti, cugini alla lontana. Allora ragazzi, benvenuti e parlateci di voi. Fai questa battuta, mi sono scordata la domanda che hai fatto. Come nasce Casa Surace? Come nasce? Okay. Allora, Casa Surace nasce proprio per, diciamo, l'idea era quella di fare qualcosa che ci divertisse, quindi la casualità ha voluto che diverse persone ci si sono incontrate al momento giusto per fare quello che ci divertiva, che era fare video. Il primo video che abbiamo fatto è andato super bene, quindi il passaggio da divertiamoci a diventare un lavoro è stato velocissimo. Alla fine noi eravamo dei coinquilini, che è vero che lavoravamo, avevamo già quasi, diciamo, non eravamo nell'età del studentato, diciamo così, però eravamo comunque coinquilini, sono proprio alla base degli studenti che vivono insieme. Vabbè, eravamo in quell'età in cui dovevamo capire sotto i 30 anni come, che fine fare, e quindi abbiamo deciso prima per divertimento e poi per lavoro di fare questo, perché se no eravamo disoccupati, cioè non sapevamo che fare. In realtà eravamo nell'età dove i nostri genitori hanno detto: ho trovato una fatia. Allora, in un certo senso mi avete sbloccato un ricordo, perché anch'io ho studiato a Napoli e anch'io con i miei coinquilini facevo dei video, eravamo dei cazzoni pazzeschi, siamo stati meno fortunati e meno bravi di voi, quindi comunque voi lanciate anche una speranza a quei coinquilini un po' esauriti. Non è che siete stati più impegnati, avete studiato di più. Forse. A differenza, infatti, voi siete diventati sindaco. Noi stavo qua. Mi sa che era meglio fare quello che facevo. No, secondo me siete andati meglio voi, Anche se di comicità devo dire che in politica se ne vede tanta, e questo lo dico a ragion veduta per esperienza personale. Tu peraltro hai origini lucane e potentine. Io sono nata a Potenza perché mia mamma è lucana, quindi è di Rione Rimbultre, mia zia, la sorella di mamma, era ostetrica all'ospedale San Carlo, e quindi che fai, non vai a nascere in famiglia. Bravo, siamo nati... poco le ostriche a Potenza non è che si guadagna tanto. Ostrica, che cazzo c'è la pesce vendola, Ziano? Però abbiamo un fiume che mi rovette bene, quindi l'allevamento di ostriche di fiume si può fare. Tornando per un attimo seri, però, voi siete qui oggi per la giornata dello studente. Anche sulla base della vostra esperienza, delle difficoltà che magari all'inizio avete riscontrato, qual è il suggerimento che ritenete di dare ai giovani per consentirgli di non mollare anche nei momenti di difficoltà? Guardate Riccardo. No, allora sicuramente il percorso di studi a volte può essere un po' difficoltoso, si incontrano un po' di problemi, specialmente a volte al sud, magari non arrivano tutti i finanziamenti necessari come spesso arrivano al nord, però comunque lo studio è la cosa che, al di là di poi del lavoro che vai a fare, è la cosa che ti apre la mente. Quindi comunque non pensare solo allo studio ai fini lavorativi, ma allo studio come crescita personale e culturale. Secondo me è la cosa che conta di più, come rapporti umani, come esperienza, è una cosa bellissima. Quindi non mollate, soprattutto chi è in dubbio, che magari sta approcciando adesso dopo la scuola, fatelo il tentativo allo studio, ragazzi, ci salva la vita e soprattutto ti apre la mente. Questo è il consiglio che mi viene da dare. Grazie mille. Tu invece? Dopo queste parole io... voglio restare nell'ignoranza, proprio mia. Non parlare, sennò a me mi portano per fare questo. Io posso dire, in questo periodo in cui c'è sempre la rincorsa ad ottenere qualcosa, io posso dire solo, ragazzi, non abbiate fretta, anche se è banale, ognuno ha il suo tempo, e soprattutto questo è il consiglio che vi posso dare, è questo. Avanza, a parte bellissimo, capito? Ricordo, stai campi terra. Grazie mille ragazzi, vi presento anche Antonio Candela. Antonio Candela, voi dovete sapere che Potenza quest'anno è la città italiana dei giovani per il 2024 e il testimone glielo ha lasciato Napoli. Antonio è stato il coordinatore di questo percorso importante che ha visto 500 giovani della nostra città e non solo cimentarsi per ottenere questo risultato. È una grande risorsa per la nostra città ed è un caso di emigrazione verso il nord, che lui è calabrese, è emigrato in Basilicata, da 20 anni sta qui, è andato, per fortuna si è fermato nel nord basso, insomma,
però veramente ci tenevo a presentarvelo perché come voi rappresenta un esempio che i giovani possono e devono emulare. Ognuno di noi credo che abbia un compito importante nella vita, che è quello di rappresentare qualcosa per qualcuno. Voi lo fate regalando sorrisi e divertimento, lui lo fa con un lavoro straordinario, e quindi approfitto di questa occasione anche perché rivesto per un attimo i panni di sindaco per ringraziarvi di tutto quello che fate e che avete fatto per il nostro paese e per la nostra città. Grazie.